full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I. Buongiorno ragazze, allora dopo essermi data una super carica con la mia colazione sono andata ad aprire il forno. Perché? Perché ho lasciato tutta quanta la notte il prodotto per il forno, perché non avendo trovato il mio Nuncas forno e grill che è strepitoso, lo dovrò comprare su Amazon, ho usato uno del supermercato, però avevo paura che non funzionasse bene, quindi l'ho lasciato tutta quanta la notte nel forno. E quindi come prima cosa sono andata adesso chiaramente a sciacquarlo per bene e ad asciugarlo. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike. As we hold each other tight. Allora, ho sistemato un pochetto il vaso perché ieri ho comprato l'insalata quella a ceppo, vedi? C'ha tutte quante le radicine. Senti, ho detto tanto la terra ci sta, non, certo non è una terra buona, insomma, perché è una terra vecchia, però ho detto tentiamo di piantare l'insalata. Chissà se esce, vedremo. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August. E adesso purtroppo è arrivato il momento di fare la parte alta della cucina. Se ricordate nell'altro video, nell'ultimo video, ho fatto la parte sotto. Io questa speravo di non doverla mai fare perché è in condizioni oscene. Dovete vedere lo schifo che ci sta. Ma voi vi rendete conto dove tenevano i bicchieri, le tazze, le tazzine, i piatti, i piattini? Cioè, qui sopra venivano tenute. Cioè, qui proprio ti fa venire la tubercolosi solamente a guardare. Cioè, veramente una cosa... Senza proprio parole, perché non ci sono parole per definire questo schifo di zozzeria. Quindi mi armo di santa pazienza e inizio a pulire proprio da sopra la cucina. E per fortuna in questo caso mi è venuta in aiuto la ditta Ultenic, che mi ha inviato questa aspirapolvere senza fili. Come sapete io ho il folletto che amo tantissimo, però per scelta ho preso il folletto quello classico a scopa elettrica, perché essendo comunque sia abbastanza pesante non era agevole, non so, mettendo anche il tubo così. Quindi la mia idea era quella appunto di andarmi a comprare nuovamente un'altra aspirapolvere senza fili, perché come sapete ho avuto sempre il Dyson. E poi quando l'avevo mandato in pensione mi ero comprata un'altra aspirapolvere senza fili della Tineco, che purtroppo però me l'ha rotta Lucifer. Quindi non potete capire la mia felicità quando mi ha contattato questa azienda Ultenic appunto per spedirmi questa aspirapolvere. E comunque qui vi sto facendo vedere diciamo lo zozzo grasso che c'è e che praticamente non si stacca, diciamo, la polvere rimane incollata ai pensili, capito? Ecco. E quindi niente, adesso sto togliendo tutte quante queste cose che devo andare chiaramente a buttare e inizio innanzitutto la pulizia per sgrassare tutto quanto con la candeggina, ma con l'ammoniaca, cioè ne ho messa veramente tantissima e così ho provato a sgrassare il più possibile. We got it. Oh, we don't need no.
before I sleep. Hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Ora ditemi come si fa a tenere dei pencil in questa maniera, come si fa ad appoggiare cose che poi tu ti devi mettere in bocca, come si fa, cioè proprio lo schifo più totale, da vergognarsi e da nascondersi proprio sotto ai sassi. Dovete nascondervi, vi dovete nascondere, cioè ma come si fa a tenere una cucina in queste condizioni? Come fate a mangiare su questo schifo? Cioè, è una cosa allucinante. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? Many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Allora, con la candeggina e l'ammoniaca non stavo risolvendo nulla, e adesso invece sto risolvendo con questa crema qui della Pink Stuff. Ho detto vabbè, proviamoci, e guardate come è venuto bene il primo, cioè sconvolta io. Ora devo finire di far bene questo qua e quello sotto. Take my hand, you're all that I have. Now I won't let you go, 'cause I found all the answers in you. Ooh, 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 ooh. Take me away, I'm okay. If I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers. Ora che ho finito l'ammazzata della cucina, ragazze, vado a dedicarmi un attimo qua all'ingresso, perché ho fatto un po' un casino passando avanti e indietro, e vado a pulire con questo prodotto che ho comprato da Action, che è rosmarino e allo zenzero.
a base naturale e mi sta piacendo veramente tanto questo prodotto. Dopo aver pulito e spolverato per bene, vado a passare l'aspirapolvere. Utilizzerò sempre questa dell'Ultenic U10 Ultra, però prima voglio farvi vedere i componenti che arrivano dell'aspirapolvere. Allora, ovviamente qui c'è il corpo, quello principale, poi c'è la batteria che si mette e si estrae in maniera veramente molto agevole. Per estrarre poi la batteria basta spingere questo bottoncino qui e viene fuori, quindi veramente semplicissimo. Una cosa pratica è che ha il caricabatteria, quindi questo qui si può attaccare sia al corpo, questo qui che mi hanno inviato per attaccarla, però secondo me una peculiarità di questa aspirapolvere è che si regge da sola, quindi per me è molto comodo anche andare a caricare la batteria singolarmente. Trovo veramente super comodo il fatto di poter estrarre la batteria e metterla in carica in qualunque posto io voglia, senza avere l'impiccio del corpo principale dell'aspirapolvere. Quindi arriva il supporto, il caricabatterie, un filtro di ricambio, il classico bastone, questo per fare gli angoli o per aspirare in genere il tavolo, io lo utilizzo anche. Quest'altro che io utilizzo sul letto per aspirare, insomma, il letto, visto che è in tessuto, oppure per andare a pulire, insomma, piccole superfici, mobili, divani e tutto quanto. Chiaramente si può utilizzare o con la punta questa di plastica, o se no, se vi servono solo le setole, utilizzate solo le setole. Poi, ovviamente, eccola qui ben posizionata con il mio folletto, viene con il bastone telescopico, la scopa per i pavimenti e una cosa che a me è piaciuta molto è che quando devo andare a pulire parti più alte o più basse posso regolarmi facilmente e velocemente l'altezza che mi serve. Mi piace tantissimo questa cosa. Si accende con un semplice click. Spingendo su questo bottone si aumenta l'intensità e spingendo su quest'altro si attivano le lucine, che sono super comode veramente, quindi diciamo è veramente molto molto semplice utilizzarla. Sto utilizzando adesso l'aspirapolvere con la velocità quella normale di aspirazione, perché sinceramente non c'è bisogno di usare quella più elevata. E adesso con il beccuccio vado a togliere tutti quanti i residui che mi ha fatto l'elettricista per cambiarmi il citofono. Sempre col beccuccio ovviamente vado a fare tutte quante le rifiniture dove non arrivo, diciamo, con la scopa. E devo dire che chiaramente il beccuccio è molto comodo perché arriva veramente ovunque. La Ultenic U10 Ultra è veramente molto agile nel muoversi ed è molto flessibile, ecco. Poi con il fatto che posso andare a cambiare la lunghezza del braccio e praticamente mi ci trovo molto bene, perché così non rischio di andare a sbattere addosso al muro dove ci sono, insomma, pareti più strette, ecco. Poi una cosa che mi piace veramente tanto è la tecnologia Green Eye, che è praticamente l'occhio quello verde, no? Perché ci sono, tu puoi attivare queste lucettine, questi occhietti verdi che questa aspirapolvere senza fili della Ultenic utilizza per rilevare tutti i detriti sul pavimento. E praticamente questa tecnologia migliora tantissimo la visibilità e mi aiuta sinceramente ad identificare e a pulire lo sporco e le particelle, quelle più nascoste. In questo modo il risultato della pulizia è più completo. Devo dire che questa aspirapolvere della Ultenic mi sta veramente sorprendendo, perché è veramente molto valida, con delle ottime caratteristiche ad un prezzo veramente basso. Avevo uno sconto da potervi dare di questa aspirapolvere Ultenic U10 Ultra, purtroppo la promozione non è più attiva, io non avevo il wifi quindi non ho potuto mandare questo video con la promozione.
Ho parlato con l'azienda e mi hanno dato il prezzo nuovo. Allora, il prezzo medio di questa aspirapolvere è di 179,99 euro, in offerta adesso a 99,99 euro. Quindi potete avere uno sconto di ben 60 euro. Secondo me una aspirapolvere perfetta e autostante, quindi che si regge da sola, la batteria è estraibile, posso ricaricare dove voglio. La potenza di aspirazione è di 38.000 PA, quindi perfetta con tre cani. La tecnologia Green Eye perfetta perché vedo tutto. Per non parlare poi del rapporto qualità-prezzo, secondo me imbattibile. Come ultima cosa, ragazze, voglio ringraziarvi per il vostro supporto, veramente vi ringrazio di cuore. Vi devo dare un sacco di baci, grazie, grazie, grazie per il supporto morale che mi state dando in queste pulizie estreme, veramente. E niente, ragazze, io adesso continuo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!